Lui ci ha messo la faccia, assenti giustificati e sostituiti da delegati Pierfrancesco Saviotti e Stefano Dolcetta, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Banca Popolare di Vicenza. Cristiano Carrus, l'uomo che guida il salvataggio di Veneto Banca, non si è sottratto al confronto con i rappresentanti sindacali della CGIL a Mestre. Un incontro per discutere qual è il futuro delle banche popolari del territorio, finite entrambi nell'occhio della magistratura, oltre che in un baratro. Il primo passo è la ricapitalizzazione della banca, raggiungere quel famoso miliardo, evidenziato Carrus analizzando la situazione del suo istituto bancario. Ma un modello fallito o era solo la mancata quotazione in borsa che ha portato al fallimento della banca del territorio? No, guardi, la borsa credo che sia una conseguenza di aziende che hanno forti necessità di capitale e che non possono procurarsi il capitale attraverso forme del porta a porta o sicuramente dell'azionariato popolare, senza poi avere contezza di quanto ciò che uno compra valga e saperlo tutti i giorni di quanto uno vale. Quindi credo che questo sia fondamentale. Parlerei più che di un fallimento del modello, parlerei proprio di un collasso del modello, nel senso che la velocizzazione di questi fattori, le trasformazioni, le quotazioni, gli aumenti di capitale sono tutti fattori che hanno e stanno contribuendo ad una velocizzazione del tema. A questo punto, qual è la strategia per una ripresa che salvi posti di lavoro, azioni e sistema Veneto? La strategia di Veneto Banca, come di molte delle banche italiane, è quella, una volta ricapitalizzati, di correre velocemente a cercare un partner. Su questo non c'è dubbio, quindi Veneto Banca non ha davanti una strada sola, ha davanti una strada che è quasi obbligatoria in Italia, perché ricordo che nel frattempo, essendo queste aziende comunque aziende che hanno moltissimi dipendenti e che hanno come scopo il territorio, ma anche il profitto, è evidente che questo deve portare ad una massimizzazione del profitto bancario in un regime di tassi di interesse che è tornato a zero e dove quindi gli utili che poi devono scaricarsi sulle strutture non potranno più essere quelli di 10 o di 15 anni fa. Quindi tutti noi siamo convinti e andiamo, e lo ha dimostrato l'operazione che è in corso tra Milano e Verona, quella è la direzione nella quale si deve andare, senza se, senza ma, e guardando molto meno le poltrone e molto di più il territorio, i cittadini, i dipendenti e i risparmiatori. Una banca non può prescindere dal profitto, ma forse il profitto non può essere mera speculazione. Un andamento di costi che deve essere maggiormente controllato, e non sto parlando dei costi del personale. Ricordo che il massimo costo di una banca come la nostra in questo momento è proprio il costo del credito. Noi abbiamo speso 750 milioni di euro di accantonamenti nel 2015 con un fatturato di 850 milioni di euro. Quindi se si aggiungono i costi fissi è evidente che il profitto non verrà mai. Quindi serve una pulizia veloce, incisiva e profonda sul portafoglio dei crediti della banca.